e che ho avuto modo di testare per molto tempo, i pannolini lavabili. È stata una scelta che ho fatto già prima che nascesse la mia bambina, in gravidanza, già mi ero informata sulle varie marche, le varie tipologie di pannolini lavabili, perché avevo l'intenzione totale di usare solamente quelli, in quanto i pannolini usegetta sono veramente una fonte di inquinamento incredibile. Quelli biodegradabili sono migliori, è vero, però il lavabile è il 100% dell'ecologico. E quindi mi sono un po' documentata un po' qua un po' là, vedendo le varie marche, le varie tipologie, e vi devo dire che all'inizio ho preso diversi tipi di pannolini lavabili proprio per vedere quale mi piaceva di più, perché avevo sì visto una marca che faceva dei pannolini bellissimi sia dal punto di vista estetico sia funzionali e anche sia per quanto riguarda l'asciugatura, in quanto sono proprio divisi in tre parti in modo da poterli asciugare più velocemente. Anche quello per me era un fattore importante, io non avendo l'asciugatrice ma dovendoli asciugare d'estate al sole, ok, d'inverno ho il radiatore in casa, quindi non era proprio facile trovare dei pannolini che comunque asciugassero rapidamente e non dovermi trovare a usarli di usa e getta. Quindi, avendo visto diverse marche, ho detto ne provo uno per tipo e vediamo all'inizio dove mi trovo meglio. E mi devo dire che oggi, a quasi 2 anni di distanza da quando li ho utilizzati, è stata la scelta migliore che abbia fatta, sia per quanto riguarda il livello economico, in quanto è un risparmio di un terzo della spesa che si avrebbe con i pannolini usa e getta, quindi anche un risparmio economico grandissimo, ma soprattutto un grande rispetto per l'ambiente. Quindi è una scelta che rifarei 100.000 volte. E comunque adesso sto ancora utilizzando i lavabili, anche se la mia bambina, diciamo, si è quasi spannolinata del tutto, li utilizzo solo la notte, perché ancora la notte a volte riesce a reggerla, a volte no, e quindi preferisco andare sul sicuro utilizzando il pannolino. Però durante il giorno usa la mutandina, quindi sono proprio alla fine, quindi dopo 2 anni di prove vi posso dire veramente come mi ci sono trovata. La prima tipologia che avevo visto era della marca Popolini e ho avuto modo anche di toccarle con mano alzana, in modo da proprio vedere la tipologia, il tessuto, come venivano indossati, e dopo averli visto ho deciso di provarli. Questo è il pannolino che ho provato io. È tutto in cotone, è assorbente totalmente e si aggancia come un normale pannolino sul davanti invece che sul dietro, ha anche diverse misure, questa va dalla nascita fino allo spannolinamento totale, quindi era molto comoda anche per quanto riguarda il lato economico. E sopra ovviamente va messa la mutandina, che è un materiale sintetico, in modo che non passi l'eventuale pipì, comunque che non regge l'assorbenza. E devo dire che questo era un pannolino molto comodo, dal lato economico, come vi ho detto, era il migliore. Un set di 20 pannolini ci facevi dalla nascita fino a quando è grande, e il pannolino gli viene quindi tolto fino a 3 anni, diciamo, più o meno. E l'unica cosa che non mi è piaciuta di questo è stato il fatto dell'asciugatura, come vi dicevo, perché chi ha un'asciugatrice sicuramente questa è la scelta migliore, più valida dal lato economico, dal lato di comodità, perché comunque si indossa benissimo, non ha fuoriuscite, trattiene tantissimo la pipì, la popò, anche quando è piccolina, e quindi è ottimo. Per chi come me non ha l'asciugatrice, invece, d'estate riusciamo sì e no ad asciugarle abbastanza bene. D'inverno è una cosa improponibile, non riuscivo proprio ad asciugarle, ci stavano giorni e giorni, quindi non era indicato per me. E inoltre, qui all'interno viene messa una velina raccogli feci, che sono proprio delle veline in cartone che possono essere gettate nel WC, dove, specialmente nei primi mesi, quando la pipì è più morbida, basta raccogliere, proprio prendere questo fazzolettino e buttarlo nel WC, in modo che il pannolino rimanga più pulito e più facile quindi da smacchiare. È comoda anche comunque quando la popò diventa più solida, in modo che prendiamo questo e buttiamo nel WC senza dover stare magari a sporcare più questo. È proprio un fatto di comodità, non è essenziale, ma io l'ho utilizzata e è stata molto comoda. Viene venduta proprio in rotoloni con diversi strappi, che dura tantissimo. E anche quello per me è stato ottimo. Quindi, come vi dicevo, questo sarebbe stata una scelta ottima
comodissimo, vestibilità ottima, l'unica pecca se la bambina nasce piccola come era la mia, tendono a vestire un po' grandi e quindi nelle cuscine a volte un pochino di fuoriuscita c'è stata, anche se me l'ha poi trattenuta questa mutandina perché è veramente un giro coscia con doppio strato, doppio elastico, in modo che proprio trattenga, faccia bene bene il giro del bambino, in modo che non esca niente. Quindi questo è un pannolino che vi consiglio assolutamente se avete un'asciugatrice, perché è il più economico che ho trovato. Sempre della Popolini ho provato questi, che sono dei teli che hanno diverse piegature. Io la più comoda è proprio stata quella di utilizzarlo come un assorbente normale da inserire sempre all'interno della solita mutandina e in modo che proprio venga utilizzato come un assorbente da pannolino. Ci sono poi diverse piegature, ma potrebbe essere una tipo questa, che comunque vengono poi agganciate con questo fermaglietto in modo che stia proprio aderente alla pancina del bambino. Comunque su internet trovate tutti i metodi per piegare questi tipi di pannolino. E per quanto riguarda l'asciugatura, questi sono stati i migliori, in quanto è un telo aperto una volta tolto dal pannolino e quindi asciuga più rapidamente. Però anche questi in un giorno, nelle giornate di pioggia, comunque d'inverno, non sono riuscita ad asciugarli. Quindi anche questa non è stata la mia scelta vincente. Per chi è un'asciugatrice, molto comodi, questi ne esistono di due taglie, ma presa prima quella più piccola e poi quella più grande. E comunque anche questi, come l'altro tipo sempre della Popolini, vestano comunque un po' più grande. Quindi per un bambino che nasce piccolino possiamo avere un po' di problemi a farglielo indossare. Per il resto sono stati molto assorbenti, assorbono molto bene sia la pipì che la popò liquida, si utilizzano, come vi dicevo, sempre come quelli con il raccogli feci, se vi interessa la comodità, io l'ho utilizzata, come vi dicevo, mi sono trovata molto bene. E questo è un altro tipo. Sempre della Popolini ho provato anche questi qui proprio a telo, proprio per il fatto che questi si asciugano velocissimi. L'unica pecca che hanno questi è proprio la piegatura, perché bisogna stare lì a fare delle piegature particolari in modo che la parte dell'assorbenza diventi proprio questo telo rigirato più volte in modo che diventa assorbente, altrimenti se lo mettete troppo fine non riesce ad assorbire bene tutta la pipì. E non ci sono trovata male per il fatto dell'asciugatura, ottimi, asciugano velocissimi, questi sia al sole sia in casa asciugano subito e per questo quindi sono ottimi. L'unico è proprio dover fare queste piegature, magari prendendoci la mano uno fa veloce, però io con la bambina stando attenta che non cascasse, fa la piegatura, non mi è risultato molto, molto comodo, molto facile da utilizzare e quindi non è stata una mia scelta. Però come tipologia d'assorbenza benissimo, inoltre dentro la piegatura, proprio una volta piegata a pannolino, dentro possiamo metterci anche un assorbente di quelli un po' più fini che ci sono comunque in vendita, in modo che diventi ancora più assorbente. E sempre giro giro dobbiamo utilizzare la stessa mutandina insieme al materiale sintetico in modo che il bagnato non esca sui pantaloni del bambino. E sempre con questo bisogna utilizzare il gancino in modo da fermarlo sul pancino del bambino. Quindi anche questa, per chi non ha l'asciugatrice, è ottima perché asciuga velocissimo. Bisogna però avere un po' di dimestichezza per quanto riguarda le varie piegature in modo da trovare quella più veloce, quella più idonea a noi. E quindi per chi sceglie proprio qualcosa di veramente semplice da asciugare, proprio complicato da mettere.